Capitolo 5. Il dissennatore. La mattina dopo, Tom svegliò Harry con il suo solito sorriso sventato e una tazza di tè. Harry si vestì e stava cominciando una riottosa ed odigia a tornare dentro la gabbia, quando Ron entrò nella sua camera sbattendo la porta con una felpa infilata a metà e l'aria irritabile. «Prima saliamo sul treno, meglio è!» disse. «Almeno oggi riusciamo a stare al Gara Persi. Ora mi accusa di aver versato il tè sulla sua foto di Penelope Light, sai?» Ron fece una smorfia. «La sua fidanzata si è nascosta sotto la cornice perché le si è riempito il naso di brufoli.» «Devo dirti una cosa», esordì Harry, ma furono interrotti da Fred e George, che si congratularono con Ron per aver fatto di nuovo arrabbiare Percy. Scesero per la colazione. Il signor Weasley leggeva accigliato la prima pagina della Gazzetta del Profeta e la signora Weasley raccontava a Ginny e Hermione di un filtro d'amore che aveva preparato da ragazza. Avevano tutti e tre la ridarella. «Che cosa stavi dicendo?» chiese Ron risedendosi a tavola. «Te lo dico dopo», borbottò Harry vedendo entrare Percy. Harry non riuscì a parlare con Ron, né con Hermione nel caos della partenza. Furono troppo occupati a trascinare tutti i loro bauli giù per la stretta scala del paiolo magico e a catastarli vicino alla porta, con Edwige e Hermes, il gufo di Percy. In cima a tutto nella loro gabbia, un cestino di mini vicino al mucchio di bauli sputacchiava rumorosamente. «Va tutto bene, gratta Stinky», lo blandì Hermione attraverso i minimi. «Ti farò uscire sul treno!» «Nemmeno per idea!» scattò Ron. «È il povero Crosta!» Indicò il davanti della giacca dove un grosso rigonfiamento segnalava la presenza di Crosta pallottolato nella tasca interna. Il signor Weasley, che era uscito ad aspettare l'alleato del ministero, infilò dentro la testa. «Sono arrivate?» disse. «Harry, andiamo!» Il signor Weasley scortò Harry verso la prima delle due auto fuori moda, verde scuro, ciascuna delle quali aveva al volante un mago dall'aria furtiva in uniforme di velluto verde smeraldo. «Sali, Harry», disse il signor Weasley guardando a destra e a sinistra della strada affollata. Harry salì e ben presto fu seguito da Hermione e Ron, con grande disgusto di Ron, Percy. Il viaggio fino a King's Cross fu molto tranquillo in confronto alla gita di Harry sul nottetempo. Le auto del Ministero della Magia sembravano quasi normali, anche se Harry notò che sgusciavano nel traffico come la macchina nuova della ditta di zio Vernon non sarebbe mai riuscito a fare. Raggiunsero King's Cross con 20 minuti d'anticipo. Gli autisti del Ministero trovarono dei carrelli, scaricarono i bauli, salutarono il signor Weasley sfiorandosi il berretto e ripartirono riuscendo misteriosamente a scattare in testa una fila di macchine, ferme ai semafori. Il signor Weasley scortò Harry dentro la stazione. «Bene», disse guardandosi intorno, «andiamo due a due, visto che siamo in tanti. Io passo per primo con Harry». Il signor Weasley puntò verso la barriera che separava i binari 9 e 10, spingendo il carrello di Harry, apparentemente molto interessato all'Intercity 125, che era appena arrivato al binario 9. Con un'occhiata eloquente a Harry si appoggiò in maniera casuale alla barriera. Harry lo imitò. Un attimo dopo l'attraversarono trovando sul binario 9 e 3 quarti, davanti all'espresso di Hogwarts, un treno a vapore scarlatto che sbuffava fumo su un binario affollato di streghe e maghi che salutavano i loro figli. Percy e Ginny apparvero all'improvviso dietro Harry. Ansimavano e sembravano che avessero corso. «Ah, ecco Penelope!» disse Percy, lisciandosi i capelli e diventando tutto rosa. Ginny intercettò lo sguardo di Harry ed entrambi si voltarono per nascondere le risate, mentre Percy avanzava verso una ragazza dei lunghi capelli ricci, camminando col petto così in fuori che nessuno avrebbe potuto ignorare il distintivo splendente. Quando gli altri Weasley e Hermione li ebbero raggiunti, Harry e il signor Weasley aprirono la strada verso la coda del treno, oltre una serie di scompartimenti affollati, fino a una carrozza che sembrava vuota. I ragazzi caricarono i bauli e Edwige e Gratta Stinky poi tornarono sulla banchina per salutare i signori Weasley. La signora Weasley baciò tutti i suoi figli, poi Hermione e alla fine Harry, che fu un po' imbarazzato ma anche contento quando la mamma di Ron lo strinse in un abbraccio supplementare. «Farai attenzione, vero Harry?» gli disse cercando di ricomporsi con gli occhi stranamente lucidi. Poi apre la capace borsetta e disse: «Ho preparato i sandwich per tutti. Tieni Ron, no, non è carne in scatola. Fred? Dov'è Fred?» «Eccoti qui, caro!» «Harry», disse piano il signor Weasley, «vieni qui un momento!» Scivolò dietro una colonna e Harry lo seguì, lasciando gli altri attorno alla signora Weasley. «C'è una cosa che devo dirti prima che tu parta», esordì il signor Weasley con voce tesa. «Va tutto bene, signor Weasley», disse Harry. «Lo so già, lo sai. Come fai a saperlo?» Io vi ho sentiti parlare ieri sera. Lei e la signora Weasley. Non ho proprio potuto evitarlo», aggiunse in fretta. «Mi dispiace. Non volevo che lo scoprissi così», disse il signor Weasley ansioso. «No, davvero, va tutto bene. Così lei non ha tradito la parola data a Caramel. Io non so come stanno le cose». «Harry, sarai molto spaventato». «No», disse Harry con sincerità. «Davvero», aggiunse, perché il signor Weasley lo guardava incredulo. «Non sto cercando di fare l'eroe, ma insomma, Sirius Black non può essere peggio di Voldemort, vero?»
Il signor Wesley si ritrasse sentendo pronunciare quel nome, ma ci passò sopra. Harry, sapevo che sei di un tempo più forte di quando non credo, Caraway. E naturalmente sono felice che tu non abbia paura, ma... Arthur! Gridò la signora Wesley, intenta far salire gli altri sul treno. Arthur, che cosa fai? È ora! Arriva Molly! Disse il signor Wesley, ma poi si volta di nuovo verso Harry e riprese a parlare con voce più bassa, in fretta questa volta. Ascolta, voglio che tu mi dia la tua parola. Che farò il bravo rimarrò al castello, chiese Harry rassegnato. Non solo, disse il signor Wesley, più serio che mai. Harry, giurami che non andrai a cercare Black. Harry lo fissò. Che cosa? Sentì un fischio. Dove signori, disse il signor Wesley, parlano ancora più rapidamente. Che qualunque cosa accada, perché dovrei andare a cercare qualcuno che vuole uccidermi? Chiese Harry senza capire. Giurami che qualunque cosa sentirai. Arthur, sbrigati! Strillò la signora Wesley. Il vapore schizzava dal treno che aveva cominciato a muoversi. Harry corse in perdita verso la portiera. Rolla spalancò e fece un passo indietro per lasciarlo cadere. Poi tutti si spostarono al finestrino per salutare i Wesley finché il treno non fece una curva e li cancellò dalla loro vista. Devo parlarvi in privato, mormorò Harry e Ron e Hermione mentre il treno prendeva velocità. Va via, Ginny, disse Ron. Sei proprio carino, ribatté Ginny irritata e se ne andò. Harry, Ron e Hermione si incamminarono lungo il corridoio alla ricerca di uno scompartimento vuoto, ma erano tutti occupati tranne l'ultimo in fondo al treno. Dentro c'era un solo passeggero, un uomo profondamente addormentato seduto vicino al finestrino. Harry, Ron e Hermione si rimasero sulla soglia a guardarlo. Nespresso per Hogwarts di solito si è arrivato agli studenti e non aveva mai visto un adulto a bordo, a parte la strega che portava il tè e i sandwich. Lo sconosciuto indossava un completo da mago molto consunto e rammendato in più punti. Aveva l'aria stanca e ammalata. Benché fosse piuttosto giovane, i suoi capelli castano chiaro erano striati di grigio. Secondo voi chi è? Sibilarono mentre si sedevano e chiudevano la porta che occupavano i posti più lontani dal finestrino. Il professor R.J. Lupin, sussurrò il professor. Come fai a saperlo? C'è scritto sulla valigia, rispose Hermione indicando la reticella sopra lo sconosciuto occupato dalla valigetta lista, tenuta insieme a una grande quantità di spago legato con cura. Il nome professor R.J. Lupin era stampato su una sola lettera un po' spucciata. Chissà che cosa insegna, disse Ron osservando il pallido profilo di Lupin. È ovvio, no? È ovvio, sussurrò Hermione. C'è solo una materia a cui manca un professore, no? Difesa contro le arti oscure. Harry, Ron e Hermione avevano già avuto due insegnanti di difesa contro le arti oscure ed entrambi avevano resistito un anno soltanto. Correva voce che quel posto portasse Iella. Beh, spero che sia all'altezza, disse Ron in tono dubbioso. All'aria di uno che basta una bella fattura a sistemarlo, no? Comunque, si voltò verso Harry. Che cosa dovevi dirci? Harry raccontò della discussione tra il signore e la signora Wesley e degli avvertimenti che il signor Wesley gli aveva appena dato. Quando ebbe finito, Ron era sconvolto. Hermione si teneva le mani sulla bocca e alla fine le abbassò per dire: Sirius Black è fuggito per venire a cercare te. Oh, Harry, dovrai stare molto, molto attento. Non andare in cerca di guai, Harry. Non vado in cerca di guai, disse Harry seccato. Di solito sono i guai che trovano me. Harry, non mica tanto scemo ad andare a cercare un pazzo che vuole ucciderlo, commentò Ron scosso. Stavano prendendo una notizia peggio di quanto Harry non si fosse aspettato. A quanto pareva, sia Ron che Hermione temevano Sirius Black molto più di lui. Non si sa come è riuscito a fuggire da Azkaban, disse Ron nervoso. Nessuno ce l'ha mai riuscito prima, ed era anche un sorvegliato speciale. Ma lo prenderanno, vero? Intervenne Hermione in tono vivace. Voglio dire, ci sono anche tutti quei babani che gli danno la caccia. Che cos'è questo rumore? Chiese Ron all'improvviso. Era una sorta di fischio debole e tintinnante. Cercavano dappertutto uno scompartimento. Vieni dal tuo baule, Harry, disse Ron alzandosi per aggiungere il bagaglio di Harry sulla reticella. Un momento dopo aveva estratto lo spioscopio da scabbia e delle cose di Harry. L'oggetto porticava sul palmo della mano di Ron scintillando. Quello è uno spioscopio, disse Hermione incuriosita avvicinandosi per vedere meglio. Sì, ma da due soldi, disse Ron. È praticamente impazzito quando ho cercato di levare la zampa di Angelo per spedirlo a Harry. Stai facendo qualcosa di scorretto, chiese Hermione pungente. No, beh, avrei dovuto usare Harry, non adatto ai viaggi lunghi. Ma come facevo altrimenti mandare il regalo a Harry? Rimettilo nel baule, disse Harry mentre lo spioscopio sibilava senza pietà. O lo sveglieremo. Fece un cenno verso il professor Lupin. Ron si infilò lo spioscopio in un paio di vecchi calzini particolarmente orrendi di Zio Vernon, che soffocarono il rumore e poi richiuse il baule. Possiamo farlo controllare a Oswald, disse Ron e si sedette di nuovo. Dal mondo mago di Dervish e Bangle vendono robe del genere, strumenti magici, così. Cose così, me l'hanno detto Fred e George.
Che cos'hai? Che cosa sai di Osmey? Chiese Hermione curiosa. Ho letto che è l'unico insediamento completamente non bambano di tutta la Gran Bretagna. Sì, credo di sì, disse Ron in tono sbrigativo. Ma non è per quello che mi attira. Io voglio assolutamente andare da Mirandia. Che cos'è? Chiese Hermione. È un negozio di dolci, disse Ron con aria sognante. Dove hanno di tutto, le piripelle che ti fanno uscire il fumo dalla bocca e dei cioccoli giganti pieni di crema alla fragola e panna. E certe deliziose penne d'oca di zucchero che puoi succhiare in classe e sembra che tu li sia a pensare che cosa scrivere. Ma Osmey che è un posto molto interessante, vero? Insistette Hermione entusiasta. In siti storici della stregoneria c'è scritto che la Loganda è stata il quartier generale della rivolta dei folletti del 1612 e la stamberga stellata dovrebbe essere l'edificio più infestato dai fantasmi di tutto il paese. Enormi confetti frizzanti che ti alzano da terra mentre li succhi, disse Ron, che evidentemente aveva ascoltato la parola del discorso di Hermione. Lei si rivolse a Harry. Che bello poter uscire da scuola per non poi fare un giro a Osmey. Sì, che bello, disse Harry in tono furbo. Poi mi racconterete. Che vuoi dire? Chiese Ron. Non posso venire. I Dursley non mi hanno firmato il permesso, nemmeno a Caramel. Ron lo guardò ripilato. Non hai permesso di venire, ma insomma, la McGranite te lo darà o qualcun altro. Harry fece una risata lugubre. La professoressa McGranite, direttrice della casa di Grifondoro, era molto rigorosa. Oppure possiamo chiedere a Fred e George, loro conoscono tutti i passaggi segreti che portano fuori dal castello. Ron! Esclamò Hermione decisa. Non credo che Harry dovrebbe scatagliarne fuori dalla scuola con Black in libertà. Sì, suppongo che sarà quello che dirà la McGranite quando le chiederà il permesso, disse Harry amaramente. Ma se noi stiamo con lui, disse Ron a Hermione, Black non oserà. Oh, Ron, non dire sciocchezze, lo zittì Hermione. Black ha già ucciso un mucchio di persone in una strada affollata. Credi davvero che rinuncerebbe ad aggredire Harry solo perché ci siamo noi? Mentre parlava, giocherellava con le cinghiette che chiudevano il cestino di Grattastinchi. Non far uscire quella cosa, disse Ron. Troppo tardi, Grattastinchi balzò fuori dal cestino e si stiracchiò e sbadigliò e balzò sulle ginocchia di Ron. Il ricompimento nella tasca di Ron si mise a tremare mentre il ragazzo spingeva via il gatto con rabbia. Via di qui! Ron, lasciamo stare! Esclamò Hermione arrabbiata. Ron stava per rispondere a tono quando il professor Lupin si mosse. Lo guardarono preoccupati, ma non fece altro che voltare la testa e continuare a dormire con la bocca leggermente aperta. L'espresso per Hogwarts puntava dritto a nord e il paesaggio fuori dal finestrino diventava sempre più cupo e selvaggio mentre le nuvole nel cielo si inflittavano. Oltre alla porta dello scompartimento, i ragazzi si rincorrevano avanti e indietro. Grattastinchi si era sistemato su un sedile vuoto col muro schiacciato rivolto verso Ron e gli occhi gialli fissi sulla tasca interna della sua giacca. A luna esatta, la grassa strega con canali di cibo si presentò sulla soglia. Credete che dovremmo svegliarlo? Chiese Ron indicando con un cenno il professor Lupin. Non gli farebbe male mangiare qualcosa, mi sembra? Hermione si avvicinò concato al professor Lupin. Professore? Disse. Mi scusi? Professore? Il mago non si mosse. Non preoccuparti, cara, disse la strega porgendo a Harry un vassoio di calderò. Se quando si sveglia a fame mi trova nella vettura davanti con il macchinista. Ma dorme? Ma dorme? Chiese Ron piano mentre la strega gli chiudeva la porta. Voglio dire, non è morto, vero? No, no, respira, sussurrò Hermione prendendo il calderotto che Harry le offriva. Forse era un tipo di gran compagnia, ma la presenza del professor Lupin nello scompartimento si rivelò utile. A metà pomeriggio, proprio mentre la pioggia cominciava a cadere confondendo i profili delle colline che scorrevano oltre il finestrino, risuonarono dei passi del corridoio e sulla soglia comparvero le tre persone meno gradite a Harry e ai suoi amici. Draco Malfoy, accompagnato dai suoi schierani Vincent Tiger e Gregory Poi. Draco Malfoy e Harry erano nemici sin dal momento in cui si erano incontrati durante il primo viaggio verso Hogwarts. Malfoy, che aveva un viso pallido, appuntito e beffardo, era nella casa di Serpeverde, giocava da cercatore nella squadra di Quidditch del Serpeverde e lo stesso ruolo di Harry nel Grifondoro. Tiger e Goyle sembravano essere un mondo solo per seguire gli ordini di Malfoy. Erano entrambi grossi e muscolosi. Tiger era più alto, con un taglio di capelli a scodelle e collo taurino. Goyle aveva ischi di capelli corti e lunghe braccia scimmiesche. Bene, 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 ma guarda chi c'è! Disse Malfoy con il suo solito tono mellifluo, aprendo la porta dello scompartimento. Potterino e lenticchia! Tiger e Goyle dacchiarono come due troll. Ho sentito dire che finalmente tuo padre ha messo le mani su un po' di soldi, Wesley, disse Malfoy. Tua madre ci è rimasta secca dalla meraviglia. Ron si alzò così in fretta che rovesciò a terra il cestino di Grattastinchi. Il professor Lupin grugnì nel sogno.
È quello che è, disse Malfoy facendo istintivamente un passo indietro la vista di Lupin. Un nuovo insegnante, disse Harry che si era alzato a sua volta per trattenere Ron. Che cosa stavi dicendo, Malfoy? Gli occhi pallidi di Malfoy diventano due fessure. Non era così sciocco da toccare briga sotto gli occhi di un insegnante. Andiamo, disse a Tiger e Goyle in tono inserito, e il terzetto sparì. Harry e Ron si sedettero, Ron si massaggiò le nocche. Non ho intenzione di farmi insultare da Malfoy quest'anno, disse il rabbioso. Nessuna intenzione, se fanno un'altra battuta sulla mia famiglia, gli prendo la testa e... Ron fece un gesto violento a mezz'aria. Ron! Sibilò non indicando il professor Lupin. Attento! Ma il professor Lupin era ancora profondamente addormentato. La pioggia si infittì mentre il treno filava verso nord. I finestrini erano di un grigio compatto e luccicante che si coprì naturalmente finché le luci non si accesero lungo i corridoi e sopra le reticelle il treno sferragliava la pioggia e tamburellava il vento ululava, ma il professor Lupin continuò a dormire. Dovremmo esserci ormai, disse Ron sporgendosi per guardare oltre il professor Lupin. Il finestrino ormai completamente nero. In quel momento il treno prese a rallentare. «Magnifico!» disse Ron alzandosi e scavalcando con cautela l'insegnante addormentato per cercare di vederla fuori. «Ho una fame da lupi! Voglio andare al banchetto!» «Non è possibile che ci siamo già!» disse Hermione guardando l'orologio. «E allora perché ci fermiamo?» Il treno perdeva velocità, mentre il rumore degli stanuffi cessava e il vento e la pioggia urlavano ancora più forte oltre i vetri. Harry, che era il più vicino alla porta, si alzò e dette un'occhiata al corridoio. In tutto il vagone teste curiose spuntavano dagli scompartimenti. «Dum!» Il treno si arrestò con uno scossone e una serie di tuffi lontani annunciò che i loro bagagli erano caduti dalle reticelle. Poi, senza alcun preavviso, tutte le luci si spensero e cade la più completa oscurità. «E cosa succede?» La voce di Ron risuona alle spalle di Harry. «Aia!» strillò Hermione. «Ron, quello era il mio piede!» Harry cercò il suo sedile a tentoni. «Crede che ci sia un guasto?» «Non so!» Sentì un rumore stridente e Harry vide la scura sagoma di Ron che puliva un pezzetto di finestrino e cercava di guardare fuori. «C'è qualcosa che si muove laggiù!» disse Ron. «Credo che qualcuno stia salendo!» La porta dello scompartimento si apre all'improvviso e qualcuno inciampa nelle gambe di Harry. «Scusa, sapete che cosa succede?» «Aia!» «Scusate!» «Ciao, Neville!» disse Harry tenendo le mani nel buio fino ad afferrare Neville per il mantello. «Non lo so, siediti!» Ci fu un sibilo acuto e un gemito di dolore. Neville aveva cercato di sedersi su grattastinchi. «Vado a vedere al macchinista che cosa succede!» disse Hermione. Harry la sentì passare, udì la porta aprirsi di nuovo e poi un tonfo e due strilli. «Chi è là? Chi sei tu? Ginny? Hermione! Che cosa fai?» «Stavo cercando Ron! Entra e siediti!» «Non qui!» disse Harry in fretta. «Qui ci sono io!» «Aia!» gemette Neville. «Silenzio!» disse all'improvviso una voce roca. A quanto pareva il professor Lupin si era finalmente svegliato. Harry lo sentì muoversi nel suo angolo. Nessuno parlò. Si vide un basso crepitio e una luce tremolante riempì lo scompartimento. Il professor Lupin teneva in mano una manciata di fiammelle. Gli occhi illuminavano il viso grigio e stanco, ma gli occhi erano attenti e guardini. «Restate dove siete», disse con la stessa voce roca, e si rialzò lentamente tenendo davanti a sé la manciata di fiammelle. Ma la porta si aprì piano piano prima che Lupin potesse raggiungerla. In piedi sulla soglia, illuminata dalle fiammelle danzanti nella mano di Lupin, c'era una figura ammattata che torreggiava fino al soffitto. Aveva il volto completamente nascosto dal cappuccio. Gli occhi di Harry sfrecciarono in basso e quello che vide gli diede una stretta allo stomaco. Una mano spuntava dal mantello ed era scintillante, grigiastra, viscida e grugosa, come una cosa morta, rimasta troppo a lungo nell'acqua, ma fu visibile solo per un attimo, come se la creatura sotto il mantello avesse avvertito lo sguardo di Harry. La mano si ritrasse all'improvviso nelle pieghe nere della stoffa. Poi la cosa, quale che fosse, trasse un lungo, lento e incerto sospiro, come se cercasse di respirare qualcosa di più dell'aria. Un freddo intenso calò su di loro. Harry sentì il respiro mozzarsi nel petto. Il freddo penetrò fin sotto la pelle, era dentro di lui, si insinuava fino al cuore. Gli occhi di Harry si rovesciarono, non vedeva più niente. Annegava nel gelo, sentì un rumore come uno scroscio d'acqua e fu trascinato verso il basso e il rombo diventava più forte. E poi da lontano sentì urlare, urla terribili di orrore e di supplica. Chiunque fosse, Harry pensò di aiutarlo, ma non ci riuscì. Una fitta nebbia biancastra aleggiava vorticando attorno a lui, dentro di lui. «Harry! Harry, ti senti bene?» Qualcuno lo stava schiaffeggiando. «Che cosa?»
Harry aprì gli occhi, c'erano luci sopra di lui e il pavimento vibrava. L'espresso per Hogwarts era di nuovo in movimento ed era tornata la luce. Era scivolato a terra. Ron e Hermione erano inginocchiati vicino a lui. Dietro di loro, Neville e il professor Lupin lo stavano guardando. Harry si sentiva malissimo quando alzò la mano per asciugarsi gli occhi, per aggiustarsi gli occhiali, sentì il viso coperto di sudore freddo. Ron e Hermione lo guardarono a mettersi seduto. «Stai bene?» gli chiese Ron nervosamente. «Sì», rispose Harry guardando in fretta verso la porta. «La creatura incappucciata era sparita. Che cosa è successo? Dov'è quella cosa? Chi è stato a urlare? Nessuno ha urlato», disse Ron ancora più nervoso. Harry si guardò intorno a uno scompartimento illuminato. Ginny e Neville lo fissavano pallidissimi. «Ma io ho sentito urlare, gridare!» Un colpo secco li fece sobbalzare tutti quanti. Il professor Lupin stava spezzando un'enorme tavoletta di cioccolato. «Tieni!» disse Harry, tese un pezzetto piuttosto grosso. «Mangia, ti farà bene!» Harry prese il cioccolato, ma non lo mangiò. «Che cos'era quella cosa?» chiese a Lupin. «Un dissennatore!» disse Lupin distribuendo il cioccolato agli altri. «Uno dei dissennatori di Azkaban!» Tutti lo guardarono. Il professor Lupin appallottò la carta del cioccolato e se lo mise in tasca. «Mangiate!» ripete, «vi farà bene!» «Devo andare a parlare col macchinista, scusate!» Oltrepassò Harry e scomparve nel corridoio. «Sei sicuro di star bene, Harry?» disse Hermione guardandolo preoccupata. «Non capisco, che cosa è successo?» chiese Harry asciugandosi il sudore. «Beh, quella cosa, il dissennatore, era lì in piedi, che si guardava intorno, cioè credo che non l'ho visto in faccia. E tu? Credo che ti prendesse un colpo», disse Ron ancora spaventato. «Sei diventato tutto rigido e sei caduto dalla sedile e hai cominciato a muoverti. Strano!» «E il professor Lupin ti ha scavalcato, è andato verso il dissennatore e ha tirato fuori la bacchetta», disse Hermione. «E poi ha detto, nessuno di noi tiene nascosto Sirius Black sotto il mantello, vai via!» «Ma il dissennatore non si è mosso, così Lupin ha mormorato qualcosa dalla sua bacchetta e è uscita una cosa d'argento, diventa contro quell'essere e poi è volata via!» «È stato orribile!» esclamò Neville con voce più alta del solito. «Hai sentito che freddo quando è entrato?» «Io mi sentivo strano», disse Ron stringendosi nelle spalle, «come se non potessi mai più essere felice». Ginny, che era annicchiata nel suo angolino con l'aria sconvolta quasi quanto Harry, ruppe un piccolo singhiozzo e Hermione si avvicinò e le mise un braccio intorno alle spalle. «Ma nessuno di voi è caduto dal sedile?» chiese Harry imbarazzato. «No», risposero guardando di nuovo Harry. Ginny tremava come una foglia, però. Harry non capiva, sentiva debole e tremante, come se stesse rimettendo un brutto raffreddore. Sentiva anche le prime avvisaglie della vergogna. Perché lui era crollato così e gli altri no? Il professor Lupin era tornato. Entrando si guardarono intorno e disse con un sorrisetto. «Non ho messo il veleno in quel cioccolato, sapete?» Harry ne sta commosso. Con sua grande sorpresa sentì un fiotto di calore invaderlo da capo a piedi. «Saremo a Hogwarts tra 10 minuti», disse il professor Lupin. «Stai bene, Harry?» Harry non chiese come faceva sapere il suo nome. «Sì», mormorò imbarazzato. Non parlarono molto durante il resto del viaggio. Finalmente il treno si fermò alla stazione di Oswing e la discesa fu un gran caos. I gufi tubavano, i gatti miagolarono e il rospo di Neville gracidava sotto il berretto del suo padrone. Sulla stretta banchina si gelava, scrosciava una pioggia ghiacciata. «Quelli del primo anno, da questa parte!» gridò una voce familiare. Harry, Ron e Hermione si voltarono all'altro capo della banchina, videro la sagoma gigantesca di Hagrid, che riuniva i nuovi spaventatissimi studenti per la tradizione attraversata del lago. «Sarai bene voi tre?» urlò Hagrid sopra la folla. Lo salutarono con la mano, ma non potevano parlare con lui perché la concorrente di ragazzi li spingeva lungo il binario. Harry, Ron e Hermione seguirono gli altri fino a un sentiero fangoso, dove almeno 100 carrozze attendevano il resto degli studenti. Ciascuna era trainata, nei dudesse Harry, da un cavallo invisibile, perché quando furono salite ed ebbero chiuso le portiere, le carrozze partirono da sole, formando una lunga fila traballante e oscillante. La carrozza aveva un vago odore di muffa e paglia. Harry si sentiva molto meglio dopo il cioccolato, ma era ancora debole. Ron e Hermione continuavano a lanciare gli occhiate preoccupate, come se temesse di vederlo svenire di nuovo. Mentre la carrozza attraversava una maestosa cancellata in ferro battuto cata da colonne di pietra sono sommastate da cinghiali alati, Harry vide altri due dissennatori torreggianti incappucciati che facevano la guardia ai lati dell'ingresso. Un'ondata di freddo malaestra e minacciò di assalirlo di nuovo. Appoggiò la schiena nel sedile bizzonuto e chiuse gli occhi finché non furono passati. La carrozza prese velocità sul lungo viale che saliva al castello. Hermione si sporse dal finestrino a guardare le torri e i torrioni avvicinarsi e infine la carrozza si fermò. Ron e Hermione scesero. Mentre Harry li seguiva una voce strasciata ed un fuori che gli suonò nelle orecchie. «Se
svenuto, Potter. Pachanka ha detto la verità. Sei davvero svenuto. Malfoy ha dietro una gomita a Hermione per bloccare la strada Harry sui gradini che portavano al castello. Aveva una smorfia soddisfatta e i suoi occhi pallidi brillavano di malizia. Togliti di ritorno, Malfoy! Sborbottò Ron con la mascella contratta. Sei svenuto anche tu, Wesley! Esclamò Malfoy ad alta voce. Quel brutto e spaventoso insenatore ha fatto paura anche a te, Wesley! Qualcosa non va? Disse con voce una voce gentile. Il professor Lupin era apparso sceso dalla carrozza dietro di loro. Poi scoccò uno sguardo insolente al professor Lupin, che comprendeva le toppe sui suoi abiti e la valigia consunta. Con una vena di sarcasmo appena percettibile rispose: Oh no, professore? Poi fece un cenno d'attesa a Tiger e Goyle e li guidò sopra i gradini dentro il castello. Egli ne diede una spinta a Ron per farlo muovere. I tre si unirono alla folla che sciamava per le scale attraverso il portone di quercia ed entrava nella sala d'ingresso illuminata da torce fiammeggianti, da cui partiva una maestosa scalinata di marmo che portava ai piani superiori. La porta della sala grande era aperta sulla destra. Harry seguì la folla e la oltrepassò. Aveva appena dato un'occhiata al soffitto incantato, che quella sera era nero e coperto di nuvole, quando sentì una voce. Potter, Granger, voglio vedervi subito! Harry e Hermione si voltarono sorpresi. La professoressa McGranit, insegnante di trasfigurazione e direttrice della casa di Grifondoro, li stava chiamando di sopra della folla. Era una strega dall'aria severa, coi capelli raccolti in uno stretto chignon. I suoi occhi penetranti erano incorniciati da occhiali rettangolari. Harry si fece largo verso di lei con un vago presentimento. La professoressa McGranit aveva un certo modo di farlo sentire in colpa. «Non c'è bisogno di fare quella faccia, voglio solo parlarvi nel mio ufficio», disse loro. «Tu vai pure avanti, Wesley!» Ron rimase a guardare la professoressa McGranit che spingeva Harry e Hermione via dalla folla rumorosa. Insieme i tre attraversarono la sala d'ingresso e salirono le scale e si incamminarono lungo il corridoio. Giunti nel suo ufficio, una stanzetta con un gran camino acceso, la professoressa McGranit fece un segno a Harry e Hermione di sedersi. Si sette dietro la scrivania ed esordì senza preamboli. «Il professor Lupin ha mandato un gufo per avvertire che sei stato male in treno, Potter!» Prima che Harry potesse replicare, qualcuno bussò piano alla porta. È Madama Chips, l'infermiera, ed entrò con aria affaccendata. Harry sentì arrossire. Era già abbastanza spiacevole che fosse svenuto, senza che tutti si agitassero tanto. «Sto bene», disse. «Non ho bisogno di niente». «Oh, si tratta di te», disse Madama Chips senza battere le ciglia, chinandosi di lui per osservarlo da vicino. «Suppongo che stessi facendo di nuovo qualcosa di pericoloso». «È stato un insenatore, Chips», spiegò la professoressa McGranit. Le due donne si scambiarono uno sguardo turbo e Madama Chips fece un verso di disapprovazione. «Mettere tutti quei dissenatori attorno alla scuola», mormorò spingendo indietro i capelli di Harry per sentirgli la fronte. «Non è certo il primo a svenire». «Sì, è tutto appiccicoso, sono terrificanti davvero, è l'effetto che fanno su persone che sono già per sé cagionevoli». «Io non sono cagionevole», esclamò Harry imbronciato. «Ma certo che no», disse Madame Chips istantaneamente mentre si sentiva il polso. «Di cosa ha bisogno?» chiese la McGranit asciutta. «Riposo. È meglio se stanotte dormi in infermeria». «Sto bene!» disse Harry balzando in piedi. L'idea di quello che avrebbe detto Draco Malfoy se lui avesse passato la notte in infermeria era una tortura. «Beh, come minimo dovrebbe mangiare un po' di cioccolato», disse Madama Chips scrutando Harry negli occhi. «Ne ho già mangiato un po'», disse Harry. «Me l'ha dato il professor Lupin, l'ha dato a tutti». «Davvero?» disse Madame Chips in tono di disapprovazione. «Vuol dire che finalmente abbiamo un insegnante di difesa contro le arti oscure che conosce bene il suo mestiere?» «Sei sicuro di stare bene, Potter?» chiese la McGranit stupita. «Sì», rispose Harry. «Molto bene, per favore, aspetta qui fuori mentre scambio due parole con la signorina Granger sui suoi orari. Poi andremo insieme al banchetto». Harry tornò in corridoio con Madame Chips, che saliva verso l'infermeria, parlottando tra sé. Dovette aspettare solo qualche minuto e poi Hermione uscì con l'aria molto soddisfatta, seguita dalla professoressa McGranit. Il terzetto scese le scale fino alla sala grande. Era un mare di cappelli neri a punta, ognuna delle tavolate era affollata di studenti, i visi illuminati dalle fiammelle di migliaia di candele che galleggiavano a mezz'aria sui tavoli. Il professor Vitius, un piccolo mago con un gran ciuffo di capelli bianchi, stava portando via un cappello antico su uno sgabello. «Oh!» disse Hermione piano. «Ci siamo persi lo smistamento!» I nuovi arrivati a Hogwarts indossarono il cappello parlante e li assegnava strillando le case a cui erano più adatti. Grifondoro, Corvo Nero, Tasso Rosso e Serpe Verde. Professoressa McGranit si avviò verso il suo posto al tavolo degli insegnanti, mentre Harry e Hermione si dirigevano cercando di non farsi notare verso il tavolo di Grifondoro. Tutti si voltarono a guardarli mentre strisciavano lungo il muro della sala e alcuni indicarono a Harry. La storia del suo svenimento davanti ai senatori si era diffusa così in fretta. Lui e Hermione si sedettero ai due lati di Ron, che aveva tenuto loro il posto.
Che cosa è successo? Mormorò Harry. Harry cominciò a spiegare in tutto in un sussurro, ma in quel momento il preside si alzò e così Harry fu costretto a tacere. Il professor Silente, benché molto vecchio, comunicava sempre una grande energia. Aveva i capelli e la barba d'argento, piuttosto lunghi occhialetti a mezzaluna e il naso molto adunco. Spesso era stato definito il più grande mago del suo tempo, ma non era per questo che Harry lo rispettava. Non si poteva fare a meno di avere fiducia in Albus Silente. Mentre Harry lo guardava a sorridere agli studenti, sentì davvero tranquilla per la prima volta da quando il dissennatore era entrato nello scompartimento del treno. «Benvenuti!» disse Silente con la luce delle candele che si vedevano nella barba. «Benvenuti a un altro anno a Hogwarts! Devo dirvi solo poche cose, siccome sono tutte molto serie, credo che sia meglio toglierci il pensiero prima che finiate frastornati al nostro ottimo banchetto». Silente si schiarì la voce e riprese. Come ormai tutti sapete, dopo la perquisizione dell'Espresso per Hogwarts, la nostra scuola è attualmente ospitata da alcuni dei senatori di Azkaban, che sono qui in missione per conto del Ministero della Magia. Si interruppe e ricordò le parole del signor Wesley su quanto Silente non fosse affatto felice che i senatori sorvegliassero la scuola. «Sono di guardia a tutti gli ingressi», riprese Silente. «Finché rimarranno con noi, voglio che sia chiaro che nessuno deve allontanarsi da scuola senza permesso. I senatori non devono essere presi in giro con trucchi o travestimenti, né tantomeno coi mantelli dell'invisibilità», aggiunse in tono neutro. Harry e Ron si scambiarono un'occhiata. «Non fa parte della natura di un dissennatore comprendere eventuali scuse o suppliche. Di conseguenza vi metto in guardia tutti quanti. Non date loro motivo di farvi del male. Conto sui prefetti e sui nuovi capi scuola perché facciano in modo che nessuno entri in conflitto con i dissennatori», disse. Percy, che era seduto poco distante da Harry, spinse di nuovo il petto in fuori, lanciando un'occhiata autoritaria tutto intorno. Silente tacque di nuovo, fece scorrere uno sguardo molto serio sulla sala e tutti rimasero immobili nel silenzio. «Per passare a un argomento più allegro», riprese, «sono lieto di dare il benvenuto a due nuovi insegnanti. Innanzitutto al professor Lupin, che ha gentilmente accettato la cattedra di difesa contro le arti oscure». Risuonò qualche applauso sparso e poco entusiasta. Solo i ragazzi che si sono trovati nello scompartimento di Lupin batterono forte le mani. Harry era uno di loro. Il professor Lupin aveva l'aria particolarmente trasandata attaccando agli altri insegnanti che indossavano i loro abiti migliori. «Guarda Piton!» sibilò Ron all'orecchio di Harry. Il professor Piton, insegnante di pozioni, stava guardando il professor Lupin. Tutti sapevano che Piton desiderava moltissimo il posto di insegnante di difesa contro le arti oscure, ma anche Harry, che odiava Piton, rimase stupito nel vedere l'espressione di formava il viso scarno e olivastro. Era più alto che rabbia, era disgusto, allora allo stato puro. Harry conosceva fin troppo bene quell'espressione, era lo sguardo che Peter gli volgeva ogni volta che lo incontrava. «Quanto alla nostra seconda nuova nomina», riprese Silente, mentre il tepido applauso per il professor Lupin si spegneva. «Sono spiacente di dovervi dire che il professor Canterbury, il nostro insegnante di cura delle creature magiche, è andato in pensione alla fine dell'anno scorso per godersi gli anni, nonché gli arti che gli restano. Comunque sono lieto di annunciarvi che il suo posto verrà preso niente meno che da Rubeus Hagrid, che ha accettato di assumere il ruolo di insegnante in aggiunta al suo compito di guardia caccia». Harry, Ron e Hermione si scambiarono una serie di occhiate stupefatte e poi si unirono all'applauso che fu favoloso soprattutto alla tavola di Grifondoro. Harry si protese per guardare Hagrid, che era di un rosso paurazzo, e si fissava le manone con un gran sorriso nascosto nel groviglio della barba nera. «Dovevamo immaginarlo», ruggì Ron battendo il pugno sul tavolo. «Chi altro poteva decidere di comprare un libro che morde?» Harry, Ron e Hermione furono gli ultimi a smettere di applaudire, mentre il professor Silente si riprendeva a parlare e videro che Hagrid si asciugava gli occhi con la tovaglia. «Bene, credo di avervi detto tutte le cose importanti», concluse Silente. «Che la festa cominci!» Fu un banchetto delizioso. La sala risuonava di chiacchiere, risate e del tintinio di coltelli e forchette. Harry e Ron e Hermione comunque non vedevano l'ora che finisse di poter parlare con Hagrid. Sapevano che cosa significasse per lui diventare insegnante. Hagrid non era un mago diplomato. Era stato espulso da Hogwarts al terzo anno per una colpa che non aveva commesso. Ed erano stati loro tre a riabilitarlo l'anno prima. Finalmente, quando gli ultimi bocconi di torta di zucca furono spariti dai piatti d'oro, Silente annunciò che è ora di andare a dormire. I ragazzi costano al volo l'opportunità. «Congratulazioni, Hagrid!» strillò Hermione mentre si avvicinavano al tavolo degli insegnanti. «Eccovi qui, voi tre!» disse Hagrid asciugandosi la faccia umida di lacrime nel tovaglio. «Non ci credo ancora! Grand'uomo, Silente! È venuto da me dopo che il professor Canterbury mi ha detto che non ci stava più. Era proprio quello che desideravo.
Sopraffatto dall'emozione nascosta, il viso del tovagliolo, la professoressa Mergante fece loro cenno di andarsene. Harry, Ron e Hermione si unirono ai Grifondoro che sciamavano su per la scalinata di marmo e, sempre più stanchi, percorrevano altri corridoi e salivano altre scale fino all'ingresso nascosto alla torre di Grifondoro. Un grande ritratto di una signora grassa vestita di rosa chiese loro parola d'ordine. «Entrate, entrate!» disse Percy dalla folla. «La nuova parola d'ordine è Fortuna Major!» «Oh no!» mormorò Neville Pacciocco sconsolato. Per lui tenere a mente la parola d'ordine era sempre stato un problema. Dopo aver oltrepassato l'ingresso della sala comune, i ragazzi e le ragazze si separarono. Harry si arrampicò su per la scala a chiocciola senza alcun pensiero, se non la gioia di essere di ritorno. Raggiunsero il familiare dormitorio circolare con i suoi 5 letti a baldacchino. Harry, guardandosi intorno, si sentì finalmente a casa.